Involtini di lonza, prosciutto e formaggio cotti in friggitrice d'aria. Semplici ma davvero buonissimi. Per prima cosa stendi le fettine di lonza su un tagliere e battile con il batticarne. Trasferisci le fettine in un piatto e aggiungi un po' d'olio. Cospargi l'olio su tutta la carne. Versa un po' di pangrattato in un piatto. Aggiungi un po' di aglio in polvere e mescola il tutto. Passa la carne sopra la panatura da ambo i lati. Taglia a pezzetti l'emmental. Taglia a metà le fette di prosciutto cotto. Avvolgi il formaggio con il prosciutto. Metti il ripieno al centro delle fettine di lonza. Arrotola la carne. Chiudi bene i lembi laterali, altrimenti uscirà il formaggio in cottura. Trasferisci gli involtini nel cassetto della friggitrice ad aria. Spruzza un po' d'olio. Cuoci a 180-200 gradi per circa 20 minuti. Sforna gli involtini e buon appetito!